Un nuovo appuntamento con tutti voi, carissimi amici. Oggi ho il piacere di incontrare, incrociare e chiacchierare con un amico, con un giovane talentuoso del cinema italiano. Lo ringrazio di aver accettato il mio invito e lo saluto. Benvenuto a Giuseppe Marco Albano. Ciao Giuseppe. Grazie mille e grazie a voi per l'invito, grazie. Io spenderei due parole per te, insomma, ti conoscono tutti, ma alcune volte dare qualche informazione in più, secondo me, Assolutamente. aiuta anche a centrare e a capire un po' meglio anche la persona che abbiamo. Giuseppe innanzitutto è un ragazzo delizioso, un giovane dell'85, quindi a dispetto della sua giovane età, ha un curriculum cinematografico da sceneggiatore e regista e successivamente anche da produttore non indifferente. Ha vinto tantissimi premi, alcuni tra i più importanti premi italiani. Ma adesso sarà lui a raccontarcelo. E ha girato alcuni cortometraggi che sono veramente delle chicche che tutti quanti dovrebbero vedere. Io partirei innanzitutto da un tuo lavoro che mi ha davvero emozionato, colpito, e non ha colpito solo me, insomma, so che ha vinto oltre 80 premi internazionali, so che ha vinto il premio italiano più importante, più ambito in assoluto, che è il David di Donatello, se non ricordo male, nel 2016. Sì, nel 2015 ho vinto il David, sì. Nel 2015. Insomma, il cortometraggio è thriller. Assolutamente. Sì, Thriller è stato uno dei corti che in qualche modo ci ha dato tanta soddisfazione a me e a tutti i miei collaboratori, perché insomma ci tengo sempre a precisare questa cosa. Il cinema poi è un lavoro di squadra, di gruppo, si condividono tante cose, cioè le sceneggiature si scrivono in più persone, in qualche modo la produzione, la troupe, sai bene che sul set insomma si è tantissimi, quindi amo sempre parlare al plurale quando parlo dei miei lavori. E Thriller è stato un cortometraggio che ha avuto tanta fortuna e siamo riusciti ad ottenere quel grandissimo risultato del vincere appunto il David di Donatello come miglior cortometraggio italiano, quindi oltre a tantissimi successi in Italia all'estero. E poco fa parlavamo del Gifoni Film Festival, infatti Thriller ebbe la prima uscita internazionale, la prima mondiale, fu proprio al Gifoni Film Festival, ad una platea di tutti i ragazzini più o meno della stessa età del protagonista. Vabbè, dobbiamo parlare di Thriller, cioè, oppure lo facciamo vedere poi agli spettatori, ai nostri amici che ci A seguono. questo punto, se a te fa piacere, perché no? Troviamo anche il modo per farlo vedere, perché davvero chi non l'ha visto, penso l'abbiamo visto Sì. quasi tutti, però è veramente un lavoro di una fattura enorme. Poi c'è una colonna sonora enorme, poi ci Beh. sono due attori, che, tra l'altro con uno dei quali ho anche lavorato, fantastici, e c'è una Taranto meravigliosa, triste, ma con uno spirito, insomma, evolutivo, un po' visionario, se vogliamo, che è davvero notevole. So che anche Taranto ha avuto inizialmente qualche problema, perché poteva sembrare il regista giovane che arriva lì e racconta situazioni che in realtà Sì. non Sì, sono proprio le sue, e invece. quella era la paura iniziale, infatti all'inizio anche il rapporto con i cittadini di Taranto, quelli che seguivano in qualche modo il mio approccio alla città e a quel mondo per raccontare quello che in quel periodo era super d'attualità, che era appunto il problema dell'Ilva che conosciamo ormai tutti da anni, dell'ex Ilva. E quindi lo volevo però raccontare in un modo un po' diverso, e tu lo conosci bene, in una chiave un po' pop, così amo definirla, attraverso gli occhi di un ragazzino, Michele, di 13 anni, che vuole, sogna di partecipare a un talent show televisivo per ballare come il suo mito, che è Michael Jackson. Per questo prima appunto parlavi della colonna sonora e delle musiche bellissime, perché rappresentano uno dei mostri sacri della musica, della storia dell'umanità, assolutamente, del re del pop. E io l'ho fatto mio, quell'amore per Michael Jackson, e l'ho raccontato attraverso gli occhi di Michele, che appunto lotta con un mondo che è quello tarantino, quello dell'Ilva, e per cercare di realizzare i propri sogni. Ovviamente non lo racconto tutto, perché poi se no sveliamo a quelli che non l'hanno visto di cosa parla veramente il cortometraggio, perché alla fine il thriller è una grande metafora sulla vita, sul raggiungimento dei sogni,
E la chiave sicuramente, come dicevi tu prima, è positiva, e quindi la stessa Taranto all'inizio aveva paura di guardare per l'ennesima volta una storia drammatica sul racconto dell'Ilva, però poi si sono resi conto, infatti ai primi successi che ho avuto sono stati proprio nella città di Taranto, dove un sacco di cittadini hanno visto in piazza il cortometraggio e lo hanno amato particolarmente, perché hanno visto una chiave positiva nel racconto. Quindi ho toccato Taranto con rispetto, e tutte quelle famiglie che vivono attraverso il dramma dell'Ilva, in qualche modo, che sia, dicevo, ti raccontavo tempo fa, era un dramma doppio, era quello lavorativo e quello della, appunto, della salute, quello occupazionale del lavoro e quello della salute, e quindi l'ho raccontato attraverso questo cortometraggio, che poi ha avuto, insomma, molto successo ed è stato bello. E ti faccio i miei complimenti, perché è un lavoro fantastico, tra l'altro ambientato, come ci hai appena raccontato, in un contesto tarantino. Sì. Ora, è facile fare collegamenti che possono sembrare in qualche modo assurdi, ma che in realtà ci sono e raccontano storie già dove è arrivato. Perché il tuo racconto di un ambiente tarantino ti ha portato sul palco più importante d'Italia, che è quello dei David, insomma dei premi più importanti che ci sono in questo paese, diciamo, entrare a contatto con un altro tarantino. Sì, quello vero. Questo aneddoto che il Tarantino, quello per eccellenza, quello vero, quello che chiamano Quentin, no? Sì. Quentin. È stata una bella coincidenza, semplicemente perché quell'anno, cioè il 2015, quando l'anno in cui ho vinto il Davide Donatello, Quentin Tarantino era presente alla serata al Teatro Olimpico di Roma, la serata dei David, per ritirare il David al film che era quell'anno, se non sbaglio, Bastardi senza gloria, se non sbaglio era quell'anno, però lui ne ritirava due, quello e un altro per, se non sbaglio, Pulp Fiction, cioè due David che aveva vinto con miglior film straniero, e li vennero consegnati da Ennio Morricone. Quindi fu una cosa incredibile. E la coincidenza delle coincidenze, oltre al fattore Taranto-Tarantino, era che proprio il mio premio all'interno della scaletta della serata era assegnato poco prima della pubblicità televisiva che andava in onda sulla Rai, no? Allora io mi sono ritrovato all'interno dei camerini del Teatro Olimpico, prima di entrare sul palco, quindi andare in scena in diretta, mi sono trovato lì ad attendere questa pausa pubblicitaria. Per questa pausa pubblicitaria ci siamo accavallati con quelli che venivano dopo di me, che a un certo punto mi sono girato e mi sono reso conto che erano Mr. Quentin Tarantino e il maestro Ennio Morricone, che me li sono trovati accanto, perché dovevamo entrare sullo stesso palco, loro pochi minuti dopo di me, semplicemente. Quindi io lì, cioè, le gambe mi tremavano, perché avevo due mostri sacri del cinema che ho sempre stimato e amato, e lì, insomma, io ho fatto le mie presentazioni timidamente, dicendo complimenti, congratulazioni, e loro mi hanno detto congratulazioni a te perché hai vinto il David e sei così giovane, e quindi ho stretto la mano in quell'occasione a Quentin Tarantino e a Ennio Morricone nei camerini del Teatro Olimpico durante la diretta del David. Beh, insomma, è un racconto simpaticissimo, bello, e penso che abbia creato un ricordo indelebile, insomma. Assolutamente, cioè, sono quei ricordi che anche, sai, i grandi del cinema, dopo tanti anni, quando raccontano dei piccoli aneddoti, no? Che ne so, un Carlo Verdone oggi, quando racconta degli incontri da piccolo, da giovanissimo, con mostri sacri del cinema, li racconta con entusiasmo, perché giustamente li ha vissuti quando era giovane, appunto. Io avevo 30 anni, insomma, ce l'ho, devo compierne 35 a breve. No, però sei ancora giovanissimo, Giuseppe. Sono ancora giovanissimo, però c'ho ancora quell'emozione, ecco, non sono ancora diventato il grande regista che sta nel, insomma, devo diventare ancora grande, per dire, cioè fare il cinema dei grandi in qualche modo. Faccio ancora i cortometraggi per il momento. Benissimo. E rispetto a Tarantino, che è un regista, sì,
probabilmente uno dei più importanti registi della storia del cinema vivente, insomma, è ancora con noi ed è ancora tra l'altro molto prolifico, è uscito quest'anno con un film che io trovo meraviglioso, che ce lo ricordo. Qual è il tuo rapporto con il suo cinema? Nel senso, io credo ci sia un cinema con il quale noi siamo cresciuti, che per ragioni che non dipendono da noi, per coincidenze, per situazioni anche sociali, ci siamo trovati involontariamente a conoscere e ad amare. E poi probabilmente c'è un cinema che o un amore per un certo tipo di cinema che è successivo, cioè quando si ha una maggiore coscienza si iniziano a fare anche i propri gusti, le proprie curiosità rispetto anche a un certo tipo di genere, di regista o altro. Quindi credo ci sia una differenza tra il cinema con cui siamo cresciuti e il cinema che abbiamo poi ci siamo andati a cercare in qualche modo. Tarantino, dove lo collochi, se lo collochi in uno di questi due grandi filoni? Guarda, è una bella domanda, veramente, è una domanda interessantissima, perché mi fa ricordare e raccontare come nasce il mio amore per il cinema, e ci tengo sempre a precisarlo, perché solitamente quando si ha a che fare con un ragazzo, un regista, un professionista, solitamente si pensa che lui abbia dei riferimenti importanti, no? Cioè lo danno quasi per scontato, tu fai il regista, qual è il tuo film preferito? 8 e mezzo, ti piace Fellini? Cioè tutti direbbero così, e invece no, io con amore e con passione e con orgoglio io dico che il mio cinema preferito, quello che mi ha creato in qualche modo, che mi ha insegnato ad amare il cinema, è stato quello della commedia italiana, semplicemente, quello che era accessibile a noi poveri provinciali che non avevamo una sala cinematografica dove recarci a innamorarci del cinema. Guardavamo i film in televisione, quindi tutta la commedia all'italiana, i grandi Bud Spencer e Terence Hill, ecco, quello è stato il mio amore per il cinema. Poi tutto quello che è venuto successivamente, compreso il grande maestro Quentin Tarantino, è venuto perché ho iniziato a studiarlo il cinema, quindi a scuola, all'università, in accademia, e da lì ho iniziato ad avere un rapporto più maturo, no? Più critico, sì. Sotto tutti i punti di vista. E quindi a quel punto si scinde il tuo gusto per il cinema da pubblico, no? da normalissimo spettatore, a quello invece da addetto ai lavori, quello che guarda il film con un occhio più critico. Infatti molto spesso mi chiedono proprio questo, no? I miei amici che fanno lavori normali, che non sono nel campo artistico, mi dicono: ma tu quando guardi un film con che occhi lo guardi? Cioè stai lì a vedere la critica, a pensare, a studiare la particolarità, l'impianto registico piuttosto che la fotografia, oppure ti siedi e ti godi il film? E io dico: guarda, dipende, perché è uno studio per noi, e tu sai benissimo guardare il cinema in qualche modo, perché è uno studio critico, è uno studio di estetica, di messa in scena, cioè stai attento a tutto. Quindi io divido le due cose, tra quando guardo un film come pubblico, quindi sto con la mia ragazza, sto a casa con la mia famiglia e mi godo normalmente un film, con anche le piccole distrazioni, quelle che te danno fastidio al cinema, no? I popcorn, le cose. Diventi anche tu il pubblico normale, in qualche modo, perché ti devi rilassare, non puoi essere sempre il regista critico a fare quello. E quindi, in qualche modo, anche questa è una cosa che ci divide, no? Durante tutti i giorni. Se guardi il cinema come pubblico, se guardi il cinema con l'occhio da addetto ai lavori. Quentin Tarantino, io lo colloco in qualche modo in due posti differenti, sia in quello amore, perché lui è tutto questo, cioè la straordinaria magia di Tarantino è che riesce ad accontentare tutti, accontenta il pubblico e accontenta i critici e accontenta gli addetti ai lavori, per questo è un grande regista straordinario. E io proprio per questo non riesco a collocarlo, come dicevi tu, in un periodo storico della mia vita preciso. Ecco. Benissimo. È un po' ovunque, Tarantino è trasversale. Insomma. Esatto, Tarantino è trasversale, è un po' ovunque, assolutamente.
Giuseppe, ti volevo fare, piacevolissimo parlare con te. Tu hai scritto e diretto tanti altri cortometraggi importanti, ricordiamone qualcuno, Il Cappellino, adesso correggimi, anzi dillo tu. Questo nuovo cortometraggio, sì. Il corto dal titolo cinese, perché io lo sbaglio sicuramente. No, no, quello cinese è di qualche anno fa, che è Scherzi. Invece sì, l'ultimo è Claude, quello dal titolo, tu di cosa volevi Claude parlare? Sappiamo. No, parlavo dei precedenti, okay, che comunque hanno avuto sì, nomination, vincitori del Nastro d'Argento, Stand By Me, quindi insomma con ogni lavoro sei arrivato ad avere un pubblico dei riconoscimenti. Stand By Me è un altro lavoro tuo che adoro tantissimo, però l'ultimo lavoro insomma che è appena prodotto, che insomma che non, sì, raccontacelo, è Claude. Di che parla, cosa ti ha ispirato questo scrivere questo lavoro e dove sarà possibile insomma fruirne la visione? Allora, vediamo punto per punto. Claude è un cortometraggio che non ho scritto io, quindi per la prima volta in qualche modo tramite i miei soci, che sono i miei amici d'infanzia, Angelo Troiano e Francesco Rattarulo, che saluto, ovviamente di Mediterranea Cinematografica, la nostra società di produzioni. Questo è un progetto che era stato appunto messo in campo proprio da Angelo Troiano, perché lui è un amante del basket, un esperto di basket, seguiva il Basket Brindisi e tra questi aveva conosciuto e letto la storia, perché il cortometraggio è tratto da un libro che si chiama La morte è certa, la vita no, di Michele Petten e Claudio Ondoia. Claudio Ondoia è stato il primo giocatore di basket albanese a giocare in Italia, arrivato sulle nostre coste con un barcone nel 1998, quando lui aveva 13 anni, lui con la sua famiglia, scappando dalla guerra civile albanese, arrivando sulle coste pugliesi, precisamente a Brindisi, e circa 15 anni dopo, lui è diventato capitano del Brindisi Basket e ha portato il Brindisi in Serie A. Quindi questa storia ci ha colpito Angelo particolarmente, da voler realizzare un documentario. Quindi inizialmente era un documentario, poi attraverso un bando europeo della Puglia Film Commission, si chiama Circe Project, dove abbraccia tre paesi che sono Montenegro, Albania e Italia. Questi tre paesi con un bando europeo hanno finanziato 10 cortometraggi, tra cui Claude praticamente. Quindi io non l'ho, è stata la prima volta che non ho scritto la sceneggiatura del cortometraggio, ma l'ho solo diretto, quindi ho curato la messa in scena. Quindi sono il regista di questo cortometraggio, che hai potuto vedere nei giorni scorsi è uscito un trailer ufficiale. Sì. Siamo distribuiti da Premier Film, che è una importante distribuzione italiana di cortometraggi, e si spera di essere innanzitutto selezionati a un festival che negli anni mi ha portato fortuna, perché sono sempre esordito al Giffoni Film Festival con tutti i miei cortometraggi, quindi anche questa volta Claude sarebbe bello, nonostante la situazione Covid, il dramma che stiamo vivendo, sarebbe bello per me proiettarlo per la prima volta, quindi in prima assoluta, al Giffoni Film Festival. Quindi stiamo provando e tentando la selezione con Premiere al Giffoni. Se il Giffoni si farà, parlavamo anche di questo io e te poco fa, visto che hai parlato con il direttore Gubitosi, insomma, mi raccontavi. Speriamo per il tuo lavoro, per poterne fruire, per la messa in opera anche di questo festival importantissimo che è Giffoni. Sì. Cerchiamo tutti quanti insomma di essere fiduciosi e di trovare soluzioni, sì, in questo periodo che è veramente complicato. Giuseppe, noi siamo andati già anche un pochino oltre, però io non lo so. Posso, perché è un piacere insomma, sai che quando, grazie, ci mettiamo a chiacchierare. Grazie davvero. Quindi innanzitutto invitiamo tutti i nostri numerosi appassionati seguaci a in qualche modo conoscere sempre più in maniera approfondita questo regista e la sua opera, perché è davvero straordinaria. Grazie. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo sia per Claude che per i nuovi lavori. Resta sempre così come sei, che sei una persona in gamba, si dice da noi. Però ti voglio fare una domanda. Io adesso ti dirò una piccola frase in francese e un grande nome in italiano. Okay. Dimmi tu, insomma, qual è il modo giusto per collegare queste due cosette che sto per dirti. La nuit est noire e Claudia Cardinale.
Ok, le Nuit Noires sono una manifestazione che organizza i César, che è il premio così correlato alle accademie, l'Accademia francese, ai César come l'Accademia del Cinema Italiano, ai Davide Donatello, e l'Accademia americana c'ha gli Oscar. Io l'anno del David ho fatto un viaggio bellissimo dove eravamo 33 registi che rappresentavamo ogni paese del mondo, ogni accademia, io rappresentavo i David Donatello. Siamo stati invitati dall'Accademia francese a questa manifestazione bellissima che si chiama appunto Les Nuits et Nord. E abbiamo fatto un viaggio tra Grecia, Francia e Italia, tutti insieme, è stata un'esperienza bellissima. E lì siamo arrivati poi a finalizzare questi 10 giorni di cinema, di scambi, di amicizia, di amori straordinari. Siamo arrivati alla fine all'UNESCO di Parigi, dove ci hanno premiato con la medaglia d'oro. E in quell'occasione io rappresentavo il cortometraggio italiano, il cinema italiano in quell'occasione era rappresentata da Claudia Cardinale, che mi consegnò la medaglia d'oro dell'UNESCO, praticamente, la medaglia d'oro che assegnano al cinema, e quindi è stata una bellissima esperienza. Lo ricordavo l'altro giorno che ha compiuto gli anni, Claudia Cardinale, del 38, quindi è abbastanza, una grande donna, e ha dato tantissimo al cinema italiano, e per me è stato un onore straordinario, perché era l'attrice preferita di mia nonna, è stato un onore straordinario ricevere il premio da Claudia Cardinale, quindi l'ho ricordato con una foto sui social pochi giorni fa. Benissimo, grazie anche per questa chicca che ci hai raccontato, per questa, complimenti per tutto quello insomma che hai fatto, che stai facendo. Grazie. Continuiamo grazie. Così, viva sempre il cinema, ad Maiora, ti mando un abbraccio. Un abbraccio virtuale pure a te, grazie davvero. Ciao, ciao. Giuseppe. Ciao, ciao a tutti.